Sta per partire anche ufficialmente la stagione calcistica per i vari campionati provinciali organizzati dalla FIGC di Agrigento. Seguiamo questa intervista al presidente della delegazione, professore Angelo Caramanno. Diciamo che siamo quasi pronti per partire per tutte le attività che la nostra delegazione ogni anno svolge. Partiamo dalla terza categoria. Terza categoria, quest'anno ci sarà un girone diciamo ben consistente, ancora stiamo ultimando la composizione dell'organico e poi come sempre poi con il presidente Morgana facciamo una riunione regionale dove lì si andranno a delineare i gironi, perché l'anno scorso abbiamo delle squadre alle altre province, quest'anno molto probabilmente abbiamo più squadre del nostro girone di 12 squadre, quindi possibilmente sarà pure così quest'anno. E diciamo che siamo pronti per partire metà ottobre. Abbiamo delle ottime richieste, quindi un campionato bello consistente. Abbiamo perso l'anno scorso diverse squadre, però fortunatamente il gran lavoro fatto quest'estate, non ci siamo mai fermati da me, dai componenti e soprattutto all'inviato Carlesi che è stato molto attivo. Abbiamo avuto la possibilità di recuperare le squadre che non si sono iscritte, quindi diciamo che siamo una di quelle province che il campionato lo fa tranquillamente con le proprie squadre e il proprio girone. Un campionato ad alto livello, so che le squadre si stanno già attrezzando bene per questo campionato, so che già hanno iniziato addirittura ed è una cosa molto bella per noi la preparazione, già hanno fatto la prima amichevole, quindi diciamo che ci sarà un campionato di alto livello per la terza categoria e di questo siamo orgogliosi come ogni anno. Per quanto concerne invece le altre attività, la Universe già abbiamo 9 iscritte, quindi facciamo un campionato tutto nostro, nella nostra provincia, tranquillamente come gli altri anni. Per quanto riguarda invece le altre categorie, diciamo che la Serie D di calcio a 5 maschile, abbiamo già 5 squadre e qualcuno ancora potrebbe iscriversi, quindi manteniamo lo standard dell'anno scorso. Molto probabilmente facciamo un girone con le carte nel 7 Renna, gestito sempre da noi perché abbiamo più squadre. Mentre per quanto riguarda la Serie D femminile, anche lì avevamo 4 squadre, una ha vinto il campionato, quindi è stata ripescata e quindi lì siamo 3-2 squadre e anche lì diciamo che manteniamo super giù lo stesso organico. Per quanto concerne invece il settore giovanile e attività di base, oggi ho visto proprio le iscrizioni e ti devo dire che c'è stato un lieve aumento di tutta l'attività, quindi under 17, under 16, under 15, under 14, abbiamo un aumento di sempre di qualche unità di squadra per quest'anno. Ecco, Diciamo ritornando invece alla terza categoria, c'è qualche indiscrezione, qualche nome di squadra che magari ritorna dopo tanto tempo? no, noi abbiamo in sostanza di ritorno c'è Soccer Sciacca che 2 anni fa si era fermata per motivi di Covid e adesso riprende. Stiamo lavorando su un'altra società che si è fermata pure per il Covid e vorrebbe ripartire, mancano gli ultimi dettagli. Poi abbiamo molto probabilmente, ancora non è sicuro, però abbiamo qualche squadra di Agrigento che non si è iscritta tipo l'Atena, però molto probabilmente la sostituiamo con una o due squadre di Agrigento, quindi abbiamo la possibilità di avere qualche squadra anche qua in città. E poi Alicata idem, una squadra non si è iscritta che c'era prima, però la stiamo sostituendo con un'altra squadra di ritorno. Quindi vediamo che ci sono molti ritorni di società che sono fermate per il Covid e quindi vogliono ripartire.